Ciao a tutti ragazzi, siamo quasi in partenza. Ne volevo approfittare per farvi vedere qualche dettaglio. Forse non vi siete mai chiesti quanti set sono a disposizione qui all'European Poker Tour. Questo è uno dei set meno utilizzati e lo potete riconoscere per gli inserti, appunto questi piccoli vortici neri. Questo è uno dei set meno utilizzati, viene utilizzato solitamente per i side o per gli A-roller. E vedete, questo è uno dei modelli che peraltro a me piace maggiormente. Passiamo poi ad inquadrare il secondo set. Scusate il rollio della telecamera, ma dobbiamo camminare. Il secondo set invece è quello un po' più conosciuto, che era in uso al main fino a qualche anno fa. Vedete la struttura più classica con il centro a simulare il real clay, anche se anche questi sono fish completamente in ceramica, però ancora di vecchia concezione, con l'anello e il centro diverso di vario colore. Dopodiché andiamo a inquadrare invece più nel dettaglio quelle del main event, che appunto possiamo vedere qui ai tavoli del main, sono ancora in uso, e vedete, potete anche notare l'introduzione delle chip da 25.000. Vedete che queste chip si distinguono dalle prime che abbiamo inquadrato, perché gli inserti sono dello stesso colore portante della chip, solamente più scuro. Unica eccezione per le chip da 100.000 che vengono introdotte in eventi a field molto elevato sul finire, che sono appunto nere ma con gli inserti verdi. Un altro modello che in questo EPT ancora devo vedere sono quelle in stile EPT, cioè con l'inserto bianco invece che nero. Erano chip che dovevano in realtà sostituire le chip in uso attualmente al main, ma a seguito della rapina di Berlino, dove ne furono perse parecchie, vengono utilizzate molto raramente e soprattutto per eventi minori, quindi side event più bassi e via discorrendo. Nel frattempo il main è iniziato e ritorniamo quindi al gioco giocato dopo questa piccola parentesi sui 4 set attualmente in uso all'European Poker Tour. Come vedete abbiamo ripreso da 49 minuti e dall'inizio è passato un minuto. 442.363 le chip dello stack medio, 55 i giocatori ancora seduti, 5.000-10.000 con l'ante a 1.000 invece il livello dei bui. Vi ricordo che oggi giocheremo fino al raggiungimento dei 24 left. E come ultima cosa, tornando invece alle chip, vi segnalo che appunto sono state introdotte le chip da 25.000, ma rappresenta una piccola anomalia rispetto alla consuetudine che voleva nelle precedenti edizioni delle PT l'introduzione anche delle chip da 10.000, che evidentemente in questa tappa, o forse in questa stagione, ancora non lo sappiamo, verranno abbandonate. Io vi do l'appuntamento ai prossimi aggiornamenti video dalla sala, mi raccomando non scappate, perché se riesco vorrei piazzare una intervista anche a Massimiliano Martinez alla fine del day 3, quindi rimanete sintonizzati anche a fine blog, seguite sempre il main event in diretta su Poker Italia Web. Ciao a tutti!